Ciao ragazzi, bentornati con le ricette dell'amore vero. Io sono Claudia Enni. La focaccia pugliese ripiena di cipolle non è una focaccia qualsiasi, è la focaccia. Quella della Pasquetta, del Carnevale, del Natale, dei picnic, delle scampagnate, dei compleanni e delle rimpatriate. Ogni occasione è perfetta per gustare la focaccia pugliese ripiena di cipolle. Qualsiasi pugliese che si rispetti la conosce e l'apprezza. E chi vedrà questo video sarà felice di poter gustare questa delizia rustica preparandola con le proprie mani, proprio come vuole la tradizione pugliese. Andiamo subito a vedere come si prepara la focaccia ripiena con la cipolla. Ma prima, sigla! Ecco gli ingredienti che occorrono per preparare la focaccia pugliese ripiena di cipolla. Potete trovare maggiori informazioni giù nell'info box oppure qui in alto a destra sullo schermo. Per preparare la focaccia potete utilizzare le mani e la spianatoia oppure la planetaria come ho fatto io. Unite le due farine all'acqua e al lievito di birra accompagnato dal cucchiaino di zucchero. Mescolate il tutto e alla fine aggiungete il sale e l'olio. Formate una palla che dovrà lievitare per circa 2 o 3 ore, coperta da pellicola. Io utilizzo, come avete già visto in passato, questa cuffia da doccia che adopero soltanto per i lievitati. Nel frattempo, in una padella antiaderente versate un filo d'olio abbondante e poi la cipolla precedentemente tagliata. È preferibile utilizzare la cipolla di Tropea perché è più gustosa, ma io avevo della cipolla bianca e dello scarogno, quindi ho utilizzato quelli. Aggiungete un pizzico di sale e mezzo bicchiere d'acqua e cuocete con coperchio chiuso per circa 5 minuti fino a far appassire la cipolla. Dopodiché togliete il coperchio e aggiungete i pomodorini pelati, precedentemente tagliati a pezzi, o anche i pomodori pelati andranno benissimo. Aggiungete anche un pochino del loro sugo, quindi giusto un cucchiaio, mescolate, ricoprite con il coperchio e fate cuocere per 15 minuti. Fine cottura aggiungete la pasta di acciughe e i capperi dissalati e denocciolate e tagliate a pezzettini le olive cielline. E quando sarà pronta la pasta, dividetela in due parti e una momentaneamente mettetela da parte. Stendete la pasta rimasta in un rettangolo il cui lato è 2/3 dell'altro, quindi grande quanto la teglia. Oleate poi per bene la teglia e adagiate lo strato di pasta che avete steso precedentemente, tagliando i bordi in eccesso. Posizionatela per bene lungo il fondo, quindi distribuite anche tutti i lati, dopodiché versate il ripieno e distribuitelo con il dorso del cucchiaio sulla sfoglia. Distribuite quindi i pezzetti di olive nere. Stendete poi l'impasto rimasto in un'altra sfoglia e coprite con questa la focaccia che avete ottenuto, girando i bordi da sotto verso sopra, quindi dalla sfoglia sottostante verso quella sovrastante, formando un intreccio che sarà la chiusura della vostra focaccia. Ponete poi un filo d'olio in superficie e oleate per bene con le mani tutta la focaccia. Dopodiché bucherellate la superficie con qualche puntina di coltello oppure con i rebi della forchetta e coprite nuovamente con la pellicola per far lievitare un'altra mezz'ora. Ora la focaccia è pronta per essere infornata a 220 gradi per 20 minuti circa, forno preriscaldato, mi raccomando. Sarà pronta quando sarà ben dorata in superficie, ma non bruna. Controllate per bene sopra e sotto. E quando sarà cotta, tiratela fuori dal forno. Toglietela delicatamente dalla teglia e posizionatela su una gratella in modo che non si inumidisca sotto. Fatela riposare così per 10 minuti, dopodiché potete tagliarla a pezzi. Ed ecco pronta la mia deliziosa focaccia ripiena con la cipolla. Chi ha già mangiato questa delizia ritornerà indietro nel tempo, a tutti i ricordi più golosi. Chi invece non l'ha ancora assaggiata deve provarla assolutamente perché è veramente super gustosa. Piacerà a tutti.
tutti, ne sono sicura. Io l'ho fatta per la vigilia di Natale ed è andata a ruba. Ragazzi, mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, mettete tantissimi pollici in su per far crescere il canale e iscrivetevi per non perdere tutti i prossimi video. Io vi ringrazio sempre per il vostro affetto, vi invito a seguirmi su www.lericettedellamorevero.com e sui social, Facebook, Twitter, Instagram e Pinterest. Trovate tutti i link giù nell'info box. Vi ricordo, se provate le mie ricette, utilizzate l'hashtag Le ricette dell'amore vero, così potrò vedere tutte le vostre creazioni fatte con le mie ricette. Vi mando un bacione e vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti!